tutti, io sono Chiara e oggi confezioniamo il vestitino della mia coniglia e sono nel mio laboratorio e adesso scegliamo il tessuto per farglielo. Non si può girare? Ok, c'è un pochino di casino. Questi sono tutti i tessuti che io ho attualmente. E niente, dobbiamo pensare a come potergli fare questo vestitino carino. In realtà avevo una mezza intenzione di fargli tipo un tutù, ma è tutto sotto. Vabbè, dai, non importa, prendiamolo lo stesso. Mi piacerebbe fargli un tutù. Chissà se gli viene bene. Non lo so, sto pensando. O se no, potrei prendere uno dei foulard che ho messo qua. Oddio, sperando che non cade. Non lo so, questo. Non ho delle idee molto chiare su che cosa poter andare a fare in realtà. Ah, ci sono anche questi. C'è un po' di casino. Vedo e non vedo. Chissà che mettiamo. Ok, quelli che ho scelto sono questo, che è. Forse non si vede molto bene. Ma adesso lo avvicino. È fatto in questo modo qua. Ok? E poi il foulard che avevo visto prima, che mi piace. Dai, è carino. Poi che cos'è? È che è già rifinito, no? E quindi uno deve lavorare smart. Comunque, adesso andiamo a tentoni. In realtà, comunque, fosse stata un'altra cosa, fosse stato lavoro, non vado in questo modo. Però questo è, mi sembra un pochino più da un po' più gioco che realmente cucire, ecco, anche perché cioè, glielo metterò per fare una foto, tanto per capire, ma poi alla fine non è che farò chissà che cosa, non è che puoi indossarli. Comunque, questo è quello che ho fatto. Ok, e questa invece la pettorina che gli andava un po' stretta. Ok, qua infatti non l'ho allargata tanto, è qui che io l'ho allargata un pochino di più, che gliel'ho allungata un po', ma dalle foto si nota che questa apertura è troppo larga e oltretutto è troppo lungo. Intero proprio, gli arriva proprio troppo lungo secondo me. Quindi io direi di mettere da parte quello che ho fatto. Ho già messo in doppio il tessuto, che così me lo segno e non ed è già in doppio. È un po' troppo in doppio. Quello che io vado a fare adesso è con il gesso e fare la sagoma, come ho fatto anche con l'altro in realtà. Quindi vorrei, cioè la parte qua come se fosse una salopette e invece la parte di sotto sempre come se fosse una gonnellina fatta con il foulard. Però la parte di sopra come se fosse un po' più squadrata, come se fosse il pezzo della salopette, quello fatto così, proprio squadrato, non so se mi si è capito. Poi io qui lo farei un po' squadrato.
non troppo, perché sennò poi rette male, lo farei un po' squadrato. E idem anche qui, lo farei leggermente squadrato. Dopodiché questo pezzo qua purtroppo deve essere per forza di questo tessuto, perché il resto voglio metterglielo come se fosse una gonnellina. Però stavo pensando a come farlo. Come possiamo fare? Si potrebbe fare una cosa del genere: assottigliare questa parte che qui viene sempre attaccata sotto al pancino, assottigliamo in questo modo. Direi che quello lo attacchiamo da qui a qui. Non è che mi spiego tanto bene, però vedremo se andrà bene questa cosa. Quindi io direi, mi piacerebbe anche farlo in doppio, nel senso di metterlo un pochino così, come se fosse... Adesso vi faccio vedere la mia idea, va? Così faccio prima. La mia idea è questa. No, infatti fa schifo la mia idea. Fa schifo, cioè sta malissimo. Pensavo stesse bene, sta malissimo. Troviamo un altro tessuto, però l'idea resta, ma trovo un altro tessuto. Ok, facciamo una cosa. Questa è una parte di gonna che ho tagliato, che stavo facendo una gonna. Visto che è già anche tagliata così, e io la rifinisco con la taglia e cuci, gli faccio l'orletto e metto questo. Forse è un pochino più carino, nero e panna, è più o meno questo il colore. Quindi facciamo così, facciamolo col nero. Io riutilizzo anche un pezzo che pensavo di non riutilizzare. Ok, una cosa abbiamo tolto. Allora, già io volevo farlo la metà di quello che ho qui, più o meno, quindi la lunghezza più o meno è questa, però ho tolto 4 centimetri e mezzo, quindi io farei questi 6 centimetri, la farei di 10 centimetri, ma 10 centimetri la taglio direttamente a 10, che se viene un po' più corta meglio così, perché non lo so, mi piace di più. Quindi facciamo una cosa, segniamo 10 centimetri e poi vado direttamente sotto la taglia fuci la rifinisco con la taglia fuci. Senza che mi metto con le forbici a tagliare. Così poi la prendiamo e facciamo questo lavoro qui. Resterà un po' troppo difficile, ma vediamo un po'. E taglio nel mentre, prima di andare, taglio questo pezzo in doppio e niente, tagliamo. La bella meglio. Ok, impostiamoci anche un'altra cosa prima di andare, cioè io preferisco impostarmi tutto, così poi quando vado a cucire
so come fare tutte le cosine. Allora, la chiusura come l'ho fatta dall'altra parte? L'ho fatta con il velcro. E allora misuro un po' qua e taglio. Prendo l'altro pezzo e taglio della stessa misura, così so. Devo metterlo un po' più. Poi di nuovo di qua. E prendo anche la misura di questo. Ok, mettiamo via perché sennò mi si attacca qui dappertutto. Ok, adesso devo solo capire, perché prima di chiudere tutto bisogna mettere il velcro, quindi attaccare sul tessuto il velcro prima di cucirlo insieme. Questo non sarebbe male farlo, no, questo bisogna cucirlo all'interno, quindi nel momento in cui chiudo tutto lo cucio all'interno. Ok, un momento, e quindi devo solo mettere i denti. Vediamo un attimo dove sono messi. Allora, questo di qua, questo va messo qua e lo fermo con lo spillo. Ok, questo invece va messo qua sotto, quindi nel pezzo di sotto. Ok, la stessa cosa succede con questo, è uguale anche dall'altra parte. Mi servono degli spilli, devo prendere degli spilli. Ok, lo attacco qui. Questo idem però qua dietro. Poi, visto che insieme alla pettinina è arrivata il guinzaglio, se uno volesse portarla fuori, quindi ho entrato tutto, direi che, anzi no, mi deve arrivare un'altra cosa, quindi non facciamo chissà che cosa, robettine qua sopra. Devo ordinare una cosa su Amazon e metteremo poi quella cosa su Amazon, così la proviamo insieme. Adesso vado sotto macchina a mettere questo e cucio i velcri. Ok, ho cucito qua dietro i velcri, e nel mentre che c'ero gli ho dato 2 punti, perché così almeno io ho fatto delle pieghette. Allora, quello che facciamo è, questo è il davanti, quindi è così che deve essere, e questo qua invece è il dietro, quindi mettiamo rovescio contro rovescio. Io spillo, mannaggia, c'è il velcro.
Io spillo i quattro lati. Da prendere altri spilli, perché poi togliendoli nel mentre che li metto li lascio sempre vicino alla macchina da cucire. Quindi io ho detto che partivo da qua, questa gomellina, e la fisso. In questo modo, così non tolgo gli spilli quando vado sotto la macchina, perché quando li metto così, essendo perpendicolari al lago, non succedono problemi. E quindi perfetto, arriva fino a quando ho fatto il segno. Ok. L'unica cosa che dovrei fare è magari fare in modo che non mi va dentro le cuciture. Quindi lo spillo un pochettino. Vabbè, lo faccio entrare nel mentre che cucio. Quindi io lo cucio in questo modo, lascerò libero una parte, cioè non cucio una parte in modo che poi posso rivoltarla, e non so quale parte, ma l'altra volta avevo fatto questa parte qui, vediamo, magari faccio questa parte qua, perché essendo nella curva poi viene poi rifinito male. E quindi vado sotto la macchina e cucio e poi rivoltiamo insieme e gli faccio l'ultima cucitura e vediamo come gli sta la lula. Ok, rivoltato tutto, ci ho messo una vita. Comunque questo è questo qua. Però secondo me può essere carino. Così verrà messo. Quindi niente, faccio l'ultima cucitura, che è quella di impuntura qua per tutto il pezzo, e nulla, poi lo andiamo a provare. Ok, finito, eccolo qui, è un po' stortino, però è troppo carino, secondo me è molto più bellino dell'altro. Adesso glielo andiamo a mettere, vediamo. Closer, me face, this magic spell you cast. This is la vie en roses. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en roses. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world of roses. Eccoci qua, vi lascio vi ho lasciati con il video su TikTok, del vestitino come gli sta alla coniglietta, e ho fatto un basco semplicissimo, è venuto anche un pochino male, ma era per dare quello stile un po' francese. Comunque ci vediamo al prossimo video, dove penso che faremo magari insieme un basco, ma per noi. E che è molto semplice e nulla. Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video, se mi avete guardato, se vi è piaciuto il video lasciate un like e seguitemi per altri vestitini, per la storia della moda, per il giovedì curiosità. Ciao a tutti!